Ben ritrovati presso lo studio della Bella Associato di Lecco. Oggi in nostra compagnia il dottor Stefano Della Bella, ben trovato. Benvenuti. Che continuerà a parlarci di protezione del patrimonio e in particolare dottore di trust. Sì, ho pensato di parlare di trust perché è un argomento sempre più richiesto dai miei clienti e tra l'altro è diventato anche più abbordabile con la riduzione dei costi di gestione, visto che si è diffuso e quindi la concorrenza favorisce l'abbassamento dei costi. Il consiglio è: affidatevi sempre a gente esperta e specializzata. Questo è un consiglio importante che diamo sempre. Dottore, vogliamo partire con le caratteristiche generali? Sì, il trust è un istituto di common law e quindi di stampo anglosassone. Non esiste all'interno della nostra disciplina civilistica italiana, tuttavia con l'approvazione della convenzione dell'AIA è stato introdotto anche in Italia in maniera indiretta e quindi gli effetti del trust vengono valorizzati anche all'interno dell'Italia. Quando si istituisce un trust bisogna scegliere la legge che lo governa, visto che non c'è quella italiana. L'unica legge di lingua italiana che è esistente ad oggi è quella di San Marino, quindi appoggiandosi alla legislazione di San Marino si avrà un trust che sarà regolato da norme in italiano, quindi è più facile da capire e da gestire. Ma dottore, in sostanza che cos'è il trust? Il trust è un atto con il quale un disponente, quindi un soggetto, conferisce in questo contenitore immobili o beni mobili. Il gestore, che si chiama trustee, poi li amministra secondo dei desiderata del disponente. Quindi nell'atto istitutivo il disponente decide come l'amministratore potrà gestirli. Con il trust il disponente si spossessa dei beni e diventa un soggetto terzo rispetto ai beni stessi, che entrano nel possesso del gestore e nella proprietà, ma anche da questo sono distinti, quindi sono due patrimoni distinti. Io li sto conferendo, il soggetto che l'amministra diventa proprietario, ma il suo patrimonio personale è distinto dal patrimonio del trust. Ricordo in ultimo che nel trust un soggetto tipico sono i beneficiari, quindi quando io conferisco questi beni nel trust devo individuare dei beneficiari che possono essere più o meno espliciti o più o meno conosciuti, quindi anche nascituri o soggetti che ad oggi non esistono. Nella prassi il trust viene utilizzato spesso per aiutare le persone con gravi difficoltà e quindi magari che hanno gravi disabilità. In vita noi possiamo sempre dare una mano a gestire il patrimonio in modo tale da pagare le rette e le spese mediche. Può succedere che io faccia un testamento nel quale dico che lascio questi beni a favore della persona con grave disabilità, istituisco un trust, metto questi beni dentro per successione, quindi, e l'amministratore li gestisce in modo tale da pagare la retta e le spese mediche del soggetto beneficiato. La parte che eccede, quindi le rendite che eccedono a queste spese, vanno a finire al capitale, quindi si accumulano. Questi trust si chiamano trust misti o trust di accumulo e questo è un esempio per far capire l'utilità. Dottore, quali sono gli elementi essenziali che caratterizzano questo istituto? Sì, gli elementi essenziali direi che sono che i beni che vengono conferiti all'interno del trust vanno a far parte del patrimonio del soggetto gestore, quindi del trustee. Il secondo elemento è che i beni conferiti che sono di proprietà del gestore devono essere una massa distinta dai beni personali, quindi i creditori del gestore non potranno mai aggredire i beni in trust, così come i miei creditori personali non potranno mai aggredire i miei beni di quali mi sono spossessato o messo in trust. Il terzo elemento essenziale è che il gestore li deve amministrare secondo i criteri stabiliti nell'atto istitutivo. Il disponente in quel momento lì definisce le sue volontà e il gestore deve adattarsi alle volontà del disponente. Se lo fa in maniera differente potrebbe patirne le conseguenze, quindi per mala gestio e rispondere dei danni eventualmente causati. Ma chi controlla che l'operato del gestore sia conforme alle volontà del disponente? Può essere nominato, ma non è obbligatorio, un soggetto che controlla, che si chiama controllore, in inglese protector, e ha la funzione di verificare che il gestore poi gestisca effettivamente bene secondo le volontà del disponente. Al controllore è riservata l'azione di responsabilità. Dottore, c'è un unico trust o ce ne sono diversi? No, ce ne sono diversi, tra i quali possiamo sottolineare il trust con beneficiari, quando prevede uno o più beneficiari, i trust di scopo, quando il gestore è vincolato all'ottenimento di un determinato scopo. Poi abbiamo il trust autodichiarato, nel quale il disponente e il gestore sono la stessa persona, e il trust con trasferimento, invece nel quale il disponente e il gestore sono due soggetti diversi. Dottore, siamo quasi alla conclusione, qualche ultima considerazione? Sì, che quando conferiamo i beni in trust, comunque sia, questo conferimento è soggetto all'azione revocatoria, che si prescrive in 5 anni. Quindi
Quando io trasferisco i beni in trust lo devo fare per uno scopo lecito e protetto dalla legge e non a discapito dei miei creditori. Se lo facessi, il creditore che viene danneggiato da questo spossessamento si riserva l'azione revocatoria che è esperibile nei 5 anni. L'azione revocatoria, preciso, vuol dire che nei confronti di quel creditore il conferimento in trust non è efficace, quindi rimane valido per tutti gli altri ma non per chi ha azionato l'azione revocatoria. Bene, dottore, allora ricordiamo ai nostri telespettatori che possono continuare ad inviarvi le domande che ritengono più opportune, rivedere la puntata sul sito www.ricorso-tributario.it, dove la troveranno anche sbobinata, o sul canale YouTube di Teleunico dello studio Della Bella Associato. Ringrazio Stefano Della Bella e ci vediamo settimana prossima con Fisco per Tutti. Arrivederci, a presto.